Bella a tutti ragazzi, benvenuti solo al vostro Mighty Mars. Oggi siamo su Storm Shard, un gioco molto molto carino. Non so se lo conoscete perché è uscito già quasi da un annetto. È un gioco praticamente GDR Adventure Indie, ok, di strategia. Quindi diciamo che è un genere che a me di solito piace, soprattutto se non c'è troppo chiacchiericcio e troppo perdita di tempo, se è abbastanza diretto. Mi piace molto il combattimento GDR a me, diciamo. Molto molto carino, su Steam la valutazione è molto positiva. C'è la lingua italiana, anche se su Steam dice che non c'è, quindi meglio ancora. Io ho già fatto un po' di orette su questo gioco, vediamo se se lo ricorda. Quindi ragazzi, partiamo da un caricamento già salvato. Questo sono io, già con un po' di, vedete un po' qui, di magie, anello di fuoco, raffico ardente, ci sono tutti i dati, bersaglio, portata, energia, ricarica, i danni. Ogni dardo infligge più 50% ai danni in fiamme, quindi ci sono tutte le statistiche. Questa è praticamente l'abilità per utilizzare il bastone, dato che io sono un mago, utilizzo molto il bastone, e come supporto utilizzo anche la balestra, ok? Qua abbiamo tutte le abilità, vedete, potete scegliere tra le asce, qui partite dalla prima, dall'affondo mutilante, poi potete scegliere, diciamo, destra e sinistra, e potete scegliere poi oppure anche questo qui, taglionetto. Ognuno vi porta in determinate, fa determinate cose diverse per chi magari vuole scegliere l'ascia. Altrimenti abbiamo tutto il discorso spade, tutto il discorso mazze, pugnali, spade a due mani, ascia a due mani, mazze a due mani, lanci, arma a distanza, scudi, bastoni e bacchette. Bastoni, vedete, ho fatto il primo. Poi bacchette ancora non ce l'ho perché non le ho ancora trovate, non lo so come mai alcune non te le sblocco subito. Poi abilità di base sono pugnalata, che sono passive. Gli attacchi che colpiscono avversari ignari infliggono sempre danni critici. Esamina dintorni, può rilevare le trappole oppure le scoiattura, permette di tagliare la carcassa di un animale morto per ricavare carne, pelle e altri trofei. Queste, diciamo, sono quelle un po' di passive. Poi armature, arma doppia, turbine, questo credo che è per le armi doppie, affinità bellica, calcio, quindi questa è atletica, elusività, affondo improvviso, cioè di tutto e di più. Poi abbiamo quindi le armi, l'utilità che è medicina, alchimia, sabotaggio, sopravvivenza, eccetera eccetera, e poi magia, piromanzia, che è quella che sto facendo io, lettomanzia, venomanzia, criomanzia, geomanzia, astromanzia, cronomanzia, psicomanzia, arcanistica. Quindi ragazzi, è bello bello pieno questo giochetto qua, sicuramente non gli manca, non mancano le cose da fare. Questa è Joanna, la strega in fuga, e poi agilità, forza, agilità, percezione, vitalità, volontà, ok, queste sono le sue, diciamo, abilità. Poi qua avete tutti i danni del combattimento. Poi vediamo ancora qui tutte le missioni, la mappa, perché io mi devo ricordare anche i tasti, ragazzi. Reputazione, perché ogni missione che fate vi dà una reputazione che magari vi servirà a comprare le cose a minor prezzo in città, credo. Poi di qua cosa abbiamo? Ah, modalità riposo, modalità d'attacco, ok, urlo, etc. Io questi non li avevo visti nemmeno. Ok, questa è la nostra salute, 103 punti di vita e 113 di energia. Ok, quindi la mappa è questa, noi dove siamo? Il problema è che io non mi ricordo più dove siamo. Quindi è un problema, perché
problema della mappa che non ti segna dove sei, quindi potrei essere che io sono in un accampamento, però potrei essere qua, potrei essere qui, potrei essere qui, potrei essere qui, quindi io per andare in città dove vado? Per a caso che non trovo la città. Noi qua abbiamo salvato e per vedere l'inventario siamo pieni pieni pieni. Ok, le abilità, noi tutte queste cose qua noi le impariamo attraverso i libri e poi le acquisiamo attraverso i punti di abilità, ok, che li facciamo con i livelli. Dobbiamo stare attenti a non morire di fame e di sete, perché c'è pure quello, almeno se non lì. Lupo. Allora, io lupo potrei scappare, però lo attacco per farvi vedere. Io la palestra, ok, è carica, vedete, per ora è lontano per utilizzare le magie, quindi io in che posso lo attacco. Si sta già arrendendo perché ha preso due bei colpi, quindi noi se vogliamo ammazzarlo lo possiamo anche inseguire. Questa è una dinamica che succede. Oh, la madosca, mancato. Io posso tentare di allontanarmi. Io direi che adesso posso prendere il bastone. Non mi ricordo come si cambia arma. Allora, no, riordina l'inventario, cambia arma, W. Ok, io ho preso il bastone, adesso posso usare le mie abilità di fuoco. Io mandiamo la raffica. Però lui non è che si scoraggia. Poi io scappo per fare in modo di recuperare. Questi sono i turni, perché è un combattimento a turni, una tomba. Lui si avvicina perché ha l'abilità dello scatto. Io faccio questo in modo tale che lui prende colpi. Adesso lui si sta, lui può attaccarmi perché praticamente sono attacchi ravvicinati che mi può colpire facilmente. Io purtroppo con queste due armi devo aspettare che si ricarichi. Sono intrappolato dal fuoco e a questo punto interviene il bastone e per fortuna è morto. Adesso io posso anche riprendermi questo, ricaricarlo. Intanto passano i turni, perché ogni movimento che fai sono turni che passano. Qua questa è una tomba, ci vorrebbe la pala e purtroppo non ce l'abbiamo. No, non mi ha dato nulla il lupo. Io la pala mi sa che non ce l'ho, a parte che sono strapiena. Abbiamo tre frecce solamente, quindi io ogni volta che clicco passa un turno, quindi c'è anche il giorno notte, ragazzi, c'è tutto qua. Vedete che piano piano ogni turno sta recuperando anche mana. Mi sta scavando a mano, ci metterà un'eternità. Ha trovato qualcosa. Maschera del medico della mutua. Allora, resistenza torale più 5%, resistenza al veleno più 15%, rigenerazione salute più 3, efficienza vitale più 15, visione meno 1, durabilità 39-40. Allora, questo è quello che ho io, attenzione, no, è questo, scusate. Mi sembrava un po' troppo bellino. Berretta imbottita, ecco, è questo. Resistenza al gel più 5, meno 2, resistenza al sanguinamento più 5, meno 2, perché credo sia rotto. Durabilità 12-30, insomma, lasciamolo lì. Prendiamo le monete, le ossa, non ci interessa, non abbiamo trovato niente, abbiamo perso un sacco di tempo a scavare. Qui c'era una freccia, prendiamola, che stiamo senza. Altro lupo, alta corsa. Io metto il bastone perché frecce ne ho pochissime e però non ci arrivo. Io potrei anche tirare, no, mi ha visto, ormai mi ha visto.
in avanti. 2, ahia, 2 non mi piacciono. Qui si muore easy, ragazzi, ve lo dico. Perché uno... Chi è là? C'è qualcun altro là, vero un punto di domanda? Qui, amici, non ce ne sono. Ecco, lui fa questo scattino. È morto, io però ora sono imprigionato. Devo per forza prendere le fiamme. Purtroppo c'ha questo difetto, sta magia qua. Ho finito pure il mana. Che bello. Lui ha fame. Purtroppo due comincia a essere un problema. Io sto anche sanguinando, mortacci tua. E siamo morti. Vedete, ragazzi, come si muore facilmente. Qui, ragazzi, il salvataggio. Il salvataggio è... si può fare solamente al villaggio, quindi non c'è un salvataggio. Oh, è questo? Cavolo. Sta sanguinando come un maiale. Aspetta che non ho finito. Questo è un brigante che cerca di farti fuori per rubarti i tuoi averi. Abbi pietà, e no, e no, come abbi pietà, scusa. Non erano questi patti dove è andato. Non ci arrivo. Ah, c'è anche loro. Questa mossettina del passo doble, che si dà la spintina, mannaggia, mi fregano sempre. C'ho da trovarla anch'io. Allora, ragazzi, siamo riusciti a salvare, siamo in questo ostello, dormitorio, osteria, tutto quello che volete. Siamo in città, siamo arrivati di notte, siamo arrivati, se non vi ho fatto vedere l'arrivo perché non si vedeva niente. Allora lui infatti, vedete, dice vorrei alloggiare qui per stanotte, ti permetti di salvare la partita? Noi dobbiamo pagare la stanza e ci salva la partita. Noi abbiamo salvato, adesso io ho una fame moribonda, quindi io prima di tutto vendo quello che ho. Così vedete anche un po' la città. Andiamo da lui. Ognuno ha i suoi prezzi, quindi magari le cose queste non identificato. Non identificato potrebbe essere anche roba maledetta, quindi attenzione. Quindi noi ci servirebbe delle pergamene. La balestra non vale niente, ma la potevo anche non tenere. Formaggio stantio, fame meno 3 morale, meno 10, può causare avvelenamento, ma guarda, anche se non ci fa nulla, te lo regalo. Il vino vale 59 monete, noi quante monete abbiamo? 1263, yuppie, sono ricco. Lui vende un po' di roba varia, ma non è che ci interessa molto, perché a noi ci interessa più che altro la roba magica. Lui vende affettati, salami, porchette, buoni, però costano, quanto costano? 182, cavolo, mica poco. Però vedete che lui l'altra roba, lui vorrebbe il vino. Il vino mi dà meno 15% di sete, meno 25% di dolore, più 15% di morale, vabbè, io te lo vendo, voglio soldi. Il liquore dà più 25% di sete, più 30% di intossicazione. Ma io c'era una missione con un briaone che gli devo dare
del liquore, non so se l'ho già fatto, penso di sì. Cosa vende? Diamo a lui 16. Diamo a lui per... No, non lo vuole. Come non lo vuole? Ah, perché non c'è soldi. Allora, lei cosa vende? Allora, diamo a lui. Lei mi dà 20 e mi dà un pochino di più, vedete? Ha dato un pochino di più. Però se non mangio moro, moro. Cosa vendi? Lui vende, ecco, lui Bert vende un po' di robetta, di questi tomi magici che servono proprio per imparare le abilità. Alba distanza 2, geomanzia 2, mazze 2, 2 livello, mazze 1. E questo è... questo non c'è di nuovo. Bellino. Però non è per... non fa per me purtroppo. Io forse... bastoni 2, arma a distanza 2, però costano, vedete, 520 e 640, quindi bisogna pensare bene prima di comprarli. Poi pergamena identificatrice 40 la prendiamo, perché voglio identificare questo. Duel forcone del duellante o duellante forcone 25 di penetrazione, danni anatomici più 10, sanguinamento più 5, precisione più 3, colpo critico più 2, 15 di efficienza critica, prob di tentennamento più 7, costo di abilità più 1, costo incantesimi più 10, no, per 28 non vale una ceppa, te lo regalo, tieni, mi è costata più la pergamena che vendere l'oggetto. Vabbè, se è 40 per una ragazza è tanto, ma la prendiamo, dai. Leggi. Ok, io ho imparato queste cose qua. Ok? Prima lezione intitolata Pietrificazione, gli spuntoni di pietra e tutte le loro caratteristiche. Ben trovato, vorrei iniziare porgendoti le mie sincere congratulazioni. Se stai leggendo queste parole, è probabile che l'Accademia non abbia deciso di espellerti durante il primo anno. Dato che questo assunto, dato questo per assunto, eviterò di perdere altro tempo e passerò subito al sodo. Questa lezione ti insegnerà il secondo incantesimo più importante di tutta la geomanzia, la pietrificazione. I più ingenui potrebbero sbuffare di fronte a ciò. Troppo impazienti di mettersi a lanciare massi e farli esplodere. Ma uno studente diligente sa che una pietrificazione usata al momento giusto può cambiare il corso della battaglia e salvarti la pelle. Ora possiamo affermare che un nemico pietrificato non costituisce soltanto un'ottima decorazione per la nostra futura casa, ma fornisce anche un'energia geomantica, il che significa che disfarsi del resto dei nemici con gli spuntoni di pietra diventerà ancora più facile. Ovviamente questo richiederà una pietra runica. Ergila al di sopra dei tuoi avversari e concentrati su di essi liberando l'energia intrappolata al tuo interno. Sì. Allora, va bene, comunque meglio. Insomma, l'abbiamo pagata, però io adesso, ecco, posso sviluppare queste tre. Pietrificare a me mi attirerebbe questo. Cioè, se veramente lo pietrifica non è malvagio. Ma Massurnico io l'ho già provato, non è male. Questo mi sembra che l'ho provato, non era granché. Questo non l'ho mai provato. 7 danni. Una probabilità del 40% di pietrificarli per 4-5 turni. Questo mi sembra molto buono. Però noi abbiamo un punto. Io posso avere più punti, mannaggia a me, no? Ok, perfetto, grazie. Va bene ragazzi, io comunque direi per il momento di concludere qua. Se poi volete vedere un bel dungeon che sono molto carini, sono anche tosterelli, la prossima volta se volete possiamo andare tipo alla fortezza oppure alla vecchia abbazia oppure alla cripta. Ce ne sono un bel po' ragazzi. Ok, poi queste sono cose non scoperte. E ci vediamo un bel combattimento. Io adesso ho fatto una piccola carrellata per farvi vedere un po' come funziona il gioco. Se vi fa piacere, magari porto un secondo gameplay, poi vediamo.
non so se volete una serie su questo gioco, me lo dite, me lo scrivete nei commenti, me lo fate capire attraverso i like, eccetera, eccetera. Ma insomma, come gioco è interessante, è molto carino, è completo, eh? Se ragazzi, è un gioco completo. Quindi noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi.